da sud a nord attraversando il centro storico da Mostacciano a Vigna Stelluti, passando per Viale del Policlinico. Gli alberi a terra sono tornati di estrema attualità a Roma a causa delle giornate di maltempo che stanno colpendo la capitale da sabato scorso. Senza dubbio i cambiamenti climatici hanno avuto un peso su questa emergenza. Nella capitale si sono registrati più di 50 schianti di alberi e tantissimi distacchi di rami. Tra i municipi colpiti anche il secondo, dove è caduto un grande platano a poca distanza dall'ingresso del pronto soccorso del Policlinico. Schianti anche a Via Tiburtina e Villa Grazioli e problematiche si sono registrate infine su Viale Lanciani in Via Malta. Si contano ancora per l'ennesima volta i danni nel nostro municipio. Questa volta diciamo siamo stati tra virgolette graziati, perché i crolli quelli veri ci sono stati durante l'ultima nevicata e altri eventi accaduti negli anni precedenti con circa 450 schianti. Oggi ne sono avvenuti altri di rilievo, come quello davanti cui stiamo davanti all'ospedale Policlinico, via Tiburtina, tantissimi piccoli alberi di strada sono venuti giù ancora una volta. La situazione, come già annunciato più volte, è drammatica. Quali sono le emergenze maggiori secondo lei? Ma le emergenze maggiori a questo punto sono la politica. La politica e i dirigenti del Comune di Roma. E a fronte di una richiesta di spesa di 110 milioni per il recupero del verde di questa città, dichiarato dalla sindaca circa 2 anni fa, ad oggi sono stati investiti solo 9 milioni di euro. Per far fronte a queste giornate di emergenza sono stati oltre 200 gli interventi degli operatori del servizio giardini e del servizio tutela ambientale, che hanno lavorato al fianco della protezione civile, della polizia locale e dei vigili del fuoco. Anche oggi è stata una giornata di lavoro intenso per ripulire le aree da tronchi e ramaglie rimaste a terra e per proseguire la messa in sicurezza delle alberature su strade e parchi. Tanti gli interventi effettuati dalla Via del Mare a Viale del Policlinico, un lavoro importante del Centro Emergenza Verde fatto in stretta sinergia con tutte le squadre del servizio giardini dislocate nei municipi.